Che ben mi so? Acá hay un error. ¿Cómo que error? ¿Qué error? ¿Qué error? Por supuesto hay un error. A las flores se le pone agua, no se las peina. Ay, usted siempre tan golonte. Una vez que garante con usted, que mi estrella fugaz, mi flor de alelí, ¿Mi qué es? Se le acabaron los mí, diga la verdad. No, se me acabaron, que no quiero hablar de mí. Quiero hablar de usted, que es la razón de mi vida. ¡Ay, olé! ¡Eso! ¡Olé, olé! ¿Qué pasa, Ramoncete? ¿Dónde está el toro? ¿Qué hay, Holgorio? ¿Qué pasa? ¿Qué olé? Olé, porque bueno, acá Ramón es un maestro de las palabras. Muchas gracias. Sí, y de las manos, porque yo no me olvido lo que usted me hizo en la pileta. No, por favor, usted ya me dijo que me perdonó. Sí. Fue sin querer. Sí. La quise frenar, pero se escapó sola. Ah, sí, se escapó sola la mano. Bueno. Flor de avivato, resulta usted. Ah, no me haga acordar. Me he olvidado porque la señorita Victoria lo está buscando, Rocky, ¿eh? A mí. Vuole, accidentaccio! Si può sapere che cosa sta cercando? Io? No, perché crede che stia cercando qualcosa, signorina? Perché è da mezz'ora che sta girando qui intorno facendo... Io stavo solo pensando al fatto che deve essere noioso per lei fare sempre le stesse cose. Lavare, pulire, cucinare, servire. Lavare, basta, pulire, basta, cucinare, basta, servire. Basta, per favore, la smetta, Ovidio. Sta per caso cercando di deprimere. No, signorina Pompon, al contrario. Voglio salvarla dalla routine, sa? Vorrei elevarla al di sopra delle sue miserie. Finalmente soli, amore. Che cosa c'è? Vorrei tanto sapere perché vai a dire in giro che ci stiamo per sposare. Ecco, non pensavo che volessi tenerlo segreto. Ma che diavolo stai dicendo? Che cos'è questa stupidaggine? Stupidaggine? Che stupidaggine? Quella del nostro matrimonio. Ma come sarebbe? Io pensavo... Pensavo che... Pensavi cosa? Che tu fossi innamorata. Sì, infatti lo sono, ma non di te. Mi dispiace, Roberto. Non dovevi farmi questo. Se non puoi essere mia, non sarai di nessun altro. Beh, devi scusarlo, caro Lisette. Va a parlare con il direttore. È il suo lavoro, devi comprendere. La gente che ha molto da fare. Tu sei sempre stato suo complice. Come? Io? Ma non è vero, mi fai torto, Lisette. Sono sempre stato amico di tutte e due. Per di più, ho sempre ammirato il comportamento di Martin nei tuoi confronti. Sono certo che non ho mai guardato un'altra donna. Ma com'è possibile che io continui a sopportare una situazione del genere? Adesso non ne posso più. Martin deve capire che ha superato ogni limite. Lo sai che sei bellissima quando ti arrabbi. Smettila, con te non si può mai parlare sul serio. Quando imparerai a comportarti da uomo? Se vuoi posso anche essere serio, ma un po' di senso dell'umorismo ci vuole, altrimenti il fegato può scoppiare. Andiamo a prendere un caffè, magari corretto. Non posso, devo andarmene perché ho un appuntamento d'affari molto importante. Martin riesce sempre a farla franca, ma l'aspetto a casa e questa volta non mi scappare. Ecco, brava, a casa. A casa puoi anche fare polpette di lui, ma qui no. Qui non è il caso di fare scenate. E poi sono convinto che tu stia sbagliando nei confronti di Martin. Sono sicurissimo che ti... Non mentire, Paolo. Quello che mancava di più a mia nonna era il mare. Un giorno la caricai su un camion e la portai fino a Santa Teresita. Scese dal camion e si mise a guardare il mare all'orizzonte lontano finché poteva. Aveva gli occhi pieni di lacrime e di rabbia. Dopo un po' disse ad alta voce: non è come il nostro mare, non è come il mare dell'Italia. Risalì da sola sul camion e ce ne tornammo a casa in silenzio. Io non conosco il mare, però me lo immagino. Una volta ho fatto un bel sogno. Volevo andare al mare, ma non sapevo come. In treno, in pullman. Era un sogno. Mi ero addormentata per la stanchezza del gran lavoro. D'un tratto, bussarono alla mia porta.
E sai chi era? Il mare. Ma silenzio, non si ride dei sogni. Era un bel sogno. Era il mare. Il mare che veniva da me, perché io non sapevo come andarci. E subito il mare si trasformò in un uomo che mi abbracciava. Cosa fai sulla portavideo? In quella posizione mi sembri un corvo. Su, vieni avanti, non temere. Signora, chiudi la porta. Chiedo scusa. Deve sapere che il signor Armando ha appena tentato di strangolare suo figlio. Sì. E come mai? Beh, a quanto pare sembra che Rudy gli abbia detto che era un mantenuto. E poi dicono che non esiste comunicazione tra padri e figli. Si vede che quei due si conoscono molto bene. Non vorrei esserle sembrato inopportuno se dopo aver assistito alla scena ho pensato di venirla ad informare. D'altronde è stata lei a chiedermi di metterla al corrente di tutto ciò che avviene al castello. Ovidio, sei il più fedele dei miei domestici. A volte mi chiedo come farei senza di te. Non lo so, signora, non voglio neanche immaginarlo. La rispetto profondamente. L'adoro con tutto me stesso. Vivo solo per i suoi occhi. La contemplo come un'icona. E basta, Ovidio, basta. O a furia di complimenti mi farei girare la testa. Mi piace essere ammirata, ma tu sei troppo servile. Ovidio, mi hai sentita o no? Ciao amici miei, sono Gino Renni dall'Argentina. Vi mando tanti tanti saluti e tanti auguri in questo primo anniversario di Telenovela Series TV. Beh, speriamo che continuate in questa posizione e vi abbraccio a tutti e a tutti quelli che la fanno. Ciao, 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 ciao!